Bellissima, cioè veramente bella. Mi hanno anche preso una TV nuova, c'è cioè una TV completamente nuova, non so perché. Però va bene, cioè io apprezzo. Oh, scusate perché se mia mamma vede queste cose, devo sistemare perché ho già fatto un casino. Ah, ahia, scusate un secondo. Scusatemi. Ok. Un attimo, devo mettere giù questa. Ok, ci siamo. Allora. Ok, allora, a parte che non c'è più il muro colorato di blu, c'è... sì, scusate. Non so che colore sia, raga, perché mi pare di essere daltonica. Perché questo lenzuolo mi sembra azzurro. Cioè, vedete che è azzurro? È azzurro, ma tutti hanno detto che è grigio, io non so perché. Va bene, ok, allora qua ho messo una foto nuova, bellissima, quella lì della Stardust che c'era. Poi qua ho cambiato la posizione del letto, scusate, è un po' piegato, però vabbè. Che tutti questi cuscini, probabilmente io mi distendo, no? Così, e c'ho la TV davanti, bellissimo, cioè vedete così. E poi là c'è la postazione trucchi. Ok, non è grigio, raga. Secondo me... È azzurro. Ok, allora. Questa qua è la postazione trucchi. Oddio, non fate conto a sta cosa perché non doveva c'entrare. Questa qua sono io. Ciao. Qua ci sono tutte le cose per i trucchi. Qua sono tutte cose per i trucchi. Palette, un botto di palette. Beh, qua la sedia. E qua, vabbè, qua sto preparando per struccarmi le candele, i pennelli, altre candele, questa roba qua così, questa cosa qua che gira. Poi qua ci sono tutti i cassetti, qua night routine, qua invece trucchi e qua giù tonico, eccetera, eccetera. Ok, questa qua quindi è la postazione trucchi, fegata, bellissima, cioè mi piace veramente un cifro. Qua invece, boh, il mio armadio con le foto, il pupazzo e raga, c'è lo specchio. Io adoro, è bellissimo, cioè dai, mi mancava lo specchio intero, ma questo specchio si apre, perché vedete? Cioè si apre, io adesso non so come si va perché sono bionda, altamente bionda. Caspita. Aspettate, ora lo spacco. Ok, e guardate, c'ha le lucine, ok? E ha tutti i braccialetti, gioielli, orecchini, cioè raga, io impazzisco. Anelli, collane, ha tutto, raga, ha tutto, cioè, altri bracciali, questo qua è bellissimo. Bellissimo, non so se c'è qualcosa. Porca vacca. Ok, meglio che non ti compri niente. Però c'è un sacco di cose, veramente un sacco. E penso sia stupendo. Lo penso. Io lo penso. Chiudiamolo, così non si apre. Allora, vorrei fare un ringraziamento speciale per aver fatto tutte queste cose a mia mamma, a mia sorella e a mio papà. Grazie, perché a mia insaputa hanno realizzato questa cosa figata. Tra l'altro in TV, cioè, ho anche, potrei guardare anche Netflix. Cioè, io potrei stendermi a letto, guardare Netflix, è tutto bellissimo. E basta. Devo andare a correre il filtro. Oddio. Ok. Perché era carino, carino. Ok, allora, io se inizio ad avere la voce un po' stanca, perché comunque vi racconto un po'. Allora, diciamo che è stato uno dei viaggi più belli che abbia mai fatto. Letteralmente è stato wow, ok? Però ovviamente tu quando viaggi devi stare attenta al ghiaccio, al cibo, perché comunque
perché ci hanno avvisato così. Io fatto sta che non ho fatto attenzione a niente, cioè io ho preso il ghiaccio, mangiavo le verdure, bevevo qualsiasi cosa. E tra l'altro quando mi dovevo lavare i denti non usavo la bottiglietta d'acqua, ma proprio, non fatelo, non copiate da me, però non utilizzavo la bottiglietta d'acqua, ma la cosa, no, il rubinetto. Ok, non fatelo voi, ok? Però a me è andata bene perché sono stata curata, ma altri sono andati tutti praticamente in clinica, tranne me e Michelangelo. Sono andati in clinica perché si sono sentiti male, cioè hanno avuto i balli belli, la febbre 39, cioè raga, non vi dico, un casino. E niente, quindi non so cosa mi volevo collegare. Ah sì, però mi è venuto il mal di gola, quindi se parlo dopo un po' con questa voce, perché cioè comunque io sono abituata all'orario indonesiano, per me sono quasi le 4 là, infatti io sono stanchissima dopo avermi fatto un giorno e mezzo in viaggio, io sono qua a fare la diretta, ok? Però raga, questo ed altro, pur di sentirvi, perché mi mancavate veramente un cifo, cioè ve lo posso giurare, non vedo l'ora di fare questa diretta, parlare con voi. E mi fa malissimo i denti, non riesco a parlare. Mi fanno veramente un cifro male. Che cos'è quella roba? È un insetto verde, ma che cos'è? Ok, e niente, se avete domande fatemene pure, raga, io rispondo al box adesso. Vi prego, non fatemi le stesse domande. Cioè, io non voglio, io voglio rispondere a domande normali, per favore. Grazie. Vorrei fare diretta ogni sera, sinceramente, vi dico la verità. Vorrei ritornare proprio attiva, 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 attiva. Lo divento, lo giuro. Tanto sto a casa per 12 giorni adesso, perché poi parto in vacanza. Quindi adesso sto in Veneto per un po'. Mi manca tanto Fanny. Beh, infatti devo trovare un modo per prenderlo, il mio piccolo piccolo. Vi aggiornerò, ma intanto parliamo di altro. Ok. Allora, vediamo. Anche voi vi siete mancati, facciamo mezzo cuore. Hai capito chi è Vecna? Chi è Vecna? Ciao, scusa, cosa? Allora, giorno preferito della vacanza. Allora, il mio giorno preferito della vacanza sono stati tutti. Cioè, veramente tutti. Sono stati tutti quanti bellissimi. Veramente tanto belli. Io all'inizio avevo una paura tremenda di partire. Vi devo dire la verità. Ero quasi anche tentata a non andare, ma io sono grata di essere andata, veramente. Ed è stata un'esperienza veramente troppo bella e penso che ogni giorno c'è stato un tassello che ha permesso di costruire una bellissima esperienza nel mio cuoricino. Però mi è piaciuto tanto, tra le esperienze che ho fatto, mi è piaciuto tanto aver costruito la scuola, perché è una cosa che rimane. Sai che comunque quando torni a casa sei soddisfatto di quello che hai fatto, perché hai lasciato qualcosa. E poi mi è piaciuto aver pulito le spiagge e le strade, perché io non lo dico mai, perché insomma bisogna farle le cose, basta. Però con la mia scuola, prima le facevano tutta a pulire le strade della nostra città, sono sempre stata molto sensibile a queste cose. E anche con mia mamma ogni anno andiamo a pulire le spiagge, perché dobbiamo agire, basta parlare, basta dire
basta mostrare anche video su TikTok. Cioè, dobbiamo agire. Ognuno di noi dovrebbe fare qualcosa. Anche una piccola cosa. Anche il tipo non buttare qualcosa per strada. Dischetti. Ai dischetti servono per giocare a frisbee pure. Guarda, servono per giocare a golf, però solitamente. Poi mi è piaciuto, invece di cose divertenti che mi hanno fatto, mi è piaciuta tanto la cascata, il tiro, cioè la fune. Mi sono piaciute tante cose. Ah, sfatiamo questo mito dei tatuaggi. Allora, i tatuaggi non sono veri. Cioè, ora vi spiego. Aspettate, sono concentrata a togliermi sto coso. Ok. Allora, i tatuaggi non sono veri. Allora, ho fatto questo qua alla mano, che dovrebbe essere un film. Questo qua non l'ho chiesto, raga, io. Me l'ha fatto lui, passa. Ho chiesto questo qua io. Vedete? Che c'è scritto Just a Smile, che secondo me è bellissimo. Poi l'ho fatto. Ho scelto quella frase perché era quello che in quel momento volevo. Just a Smile. E quindi niente, il tipo è stato stracarino. Spiega il fatto dei tattoo. Niente, raga, praticamente Michelangelo dice: ma no, io non posso dire queste cose. Niente, raga, niente, niente. Per carità. Dice che mi ha trollato, ma non è vero, raga. Cioè, perché lui si è fatto fare tatuaggio a 3,30 euro, io a 6,60 euro, vabbè. Wow. Questo era il tutto. E a lui ha fatto tipo il nome della. Allora, Michelangelo ha fatto il nome della mamma con le rondini che non aveva chiesto lui, ma gliel'ha fatta il tipo. Mentre a me ha fatto sta roba. Grazie a Michelangelo, ma alla fine secondo me era meglio. Parla perché che cos'è questa cosa? Però vabbè, ci sta, comunque un ricordo. Tanto vive tra 2 settimane. Comunque vorrei comprarmi l'enne. Vorrei comprarmelo perché voglio ricalcare questa cosa. Cioè, io lo vorrei, non voglio farmi tatuaggi perché poi me ne pento. Pollata indonesiana. Raga, no, non posso raccontarlo. Ok. Cibo più strano che hai mangiato? Cibo più strano che ho mangiato. Allora, là facevano la banana fritta, che era anche buona. Una delle cose più buone che facevano lì. Sarà perché non l'avevo mai sentita, mai assaggiata. Buona. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo, Ice Lemon Tea, raga. Lo facevano loro, era un tè veramente veramente buono. E poi basta, cioè, raga, facevano cose strane. Cioè, devo dirvi la verità, il cibo non è che è stato tutto questo granché, perché facevano i noodles piccanti, che a me io il piccante. Poi facevano chicken riso che restava tipo compattato, quindi non è che il cibo era tanto buono, però vabbè, c'è di peggio. Questo non c'entra con il viaggio, però boh, ci tengo a rispondere. Brivix mi manca tanto, veramente tanto tanto tanto. E spero di vederla il prima possibile, perché mi manca. E io penso sia una ragazza fantastica. E ve lo posso confermare, perché la conosco. Tanto carina, carina, il mio amore. Così. E poi. È
È vero, perché non posti più sul secondo profilo Instagram? È vero, raga, sono un disastro, scusatemi. Mi dai il tuo porta dischetti? Allora, devi chiedere a mia sorella e a mia mamma di fartelo, perché l'hanno fatto loro, a mano. Cioè, non vi dico. Allora, sto aprendo questa cosa che mi ha inviato... sto per fare una figura di merda, raga. Ok, scopro che mi ha inviato poi. Sephora, penso. Volevo fare una cosa carina. Dimenticate tutto. E volevo provare questa cosa. No, non è cioè, me l'hanno inviato. E solo che non, raga, perché io me l'hanno inviato quando mi sono partita. Quindi io effettivamente non ho aperto gli scatoloni, non li ho spacchettati io. Quindi non so chi effettivamente li ha regalati. Però mi informerò e poi vi faccio sapere. Ora lo proviamo insieme. Ok. Ok. No, no, ma non è una sposa, cioè, veramente. Oh, profumo di arancia. Ok, e... Sì, vorrei fare l'ASMR, ma... Voglia che profumo. Cosa ti ho detto? Grazie. Con quel non so come si usa. Però vabbè. Ci sto. Forse boh, così. Perché io ho visto. Io ho visto che esiste un coso che tipo ti fa proprio i lineamenti, però non è questo, mi sa. Boh, io lo faccio comunque, magari funziona. Così. No, non cambia? Cambia secondo voi. Aspettate. Ora proviamo insieme. Comunque, perché ho chiuso la porta per fare sta cavolo di diretta e il condizionatore è fuori, cioè è fuori. Ma che stai facendo? Non mi criticate, ok? Sono le 5 per me, va bene, sono le 5 del mattino, quindi non ci sto col cervello, raga, io non ho dormito, non so se avete capito, non so se avete compreso. A caso. E poi ho anche delle maschere, sono carine, però non le uso ora perché no. Mettiamo l'olio nei capelli. Ora sei bionda? No, sono mora. Comunque, raga, mi siete mancati tantissimo, cioè veramente un botto, vi voglio bene. Basta, non sono più. Basta, non sono più dolce. Non ve lo dico più, ve lo dico. Segnatevi questo giorno. Ok, comunque, sì, mi ero andata a fare il colore qua. Vi devo dire la verità. Però mi sono. Schiariti ancora di più, tipo con il sole. Infatti sono, mi piacciono. Comunque mi fa malissimo i denti. Sto per piangere in diretta.
perché anomalissimo. Per quello che io sorrido così, perché stando così fanno un po' meno male. Raga, domani è il primo agosto. Cioè, non so se sia chiaro. No, le treccine non me le faccio io, raga, perché ho paura che si rovinano i capelli. Non lo so. Raga, è agosto. Cioè, in Indonesia sarebbe già agosto. Primo agosto. Che bello. Cioè, è passato tantissimo in fretta, io vi devo dire la verità. Poi questa vacanza, no, la prima settimana sembrava un anno e l'ultima settimana è passata così. Cioè, sembravano 2 giorni, non sto scherzando, 2 giorni. E se dovete scegliere una meta, raga, nella vostra vita andate a Bali, ve lo dico io, fidatevi di me, la gente proprio ti trasmette una felicità incredibile. Poi ci sta a staccare completamente così, perché non sembra, ma 6 ore sono tantissime, poi completamente una cultura diversa, ti devi mettere al gioco perché devi parlare un'altra lingua, bellissimo. Raga, comunque mi fa troppo male, scusate. Io sto morendo di sonno. Sai, questa mancanza mi ha fatto star bene, sì. Aia. Che lingua hai parlato? Ma non lo so, un misto tra inglese e italiano. Cioè, diciamo che in teoria ho parlato di inglese. Ma non è che bisogna... Ah, mi serve nessuno. Inglese, parlavamo in inglese. Aiuto a settembre, inizio prima del liceo, che bello. Io l'ho finito. Voglio tornare io in prima del liceo. Perché non è bello crescere, ve lo dico. Bruttissimo. Ho troppo sonno, raga. Sto veramente per svenire dal sonno. Infatti mi sa che io vado. Non per cattiveria, proprio non ce la faccio. Vado. Però faccio le dirette tutte le sere, ve lo prometto. O anche al pomeriggio, quando sono libera, prendo, faccio dirette. Che mi manca davvero tanto, tanto, tanto. Magari adesso metto a letto, inizio a rispondere un po' ai DM, a stare un po' con voi, a scrivermi, però a parlare. Io mi sta venendo mal di gola, quindi io secondo il linguistico, buona fortuna. E niente. Allora, sicuramente domani faccio un'altra. E adesso ci sentiamo un po' insieme e mi faccio il tè freddo, così la mia gola mi ringrazia. E niente, vi amo veramente tanto, tanto, tanto. Siete la mia vita completamente. E vi amo. Basta. Siete stupendi, tutti quanti, dal primo all'ultimo. Vi voglio bene. Vi amo. Non me ne staccare, però... Lo so. Io devo farmi il tè, perché non riesco più a parlare. Oddio, non sopporto più questo mal di gola.
Ciao belli.